Tutto quello che poteva andare male è andato male. No. Ben ritrovati pinguini in questo nuovo video in cui non sono molto felice, perché questo inizialmente doveva essere un video di FK Under the Hood, ma questo adesso è diventato un vlog, perché io ho sostituito la telecamera del retro e quella frontale del mio iPhone. Tolgo la placca. Tutto quello che poteva andare storto in questo video è andato storto. In che senso? Punto 1. A un certo punto la telecamera si è scaricata, quindi non ho potuto riprendere tutte le procedure, ma potete ascoltare alcuni dei miei audio. Dai che devo andare al chiropratico, mannaggia al clero. Faccio un breve excursus e poi vi lascio al video, ovviamente tagliato perché è successo la qualunque cosa. Ho perso vite, le ho ritrovate, ho smontato un altro iPhone per recuperare delle vite. Dove prendo queste viti che mi mancano? Ovviamente le prendo da un altro iPhone. Tra l'altro dovrei ancora chiudere, lo faccio adesso qui con voi se non perdo le viti. E allora, magia delle magie, la domanda che vi potete porre è: la telecamera frontale e quella su retro funziona? Io le ho provate. La camera su retro funziona e mette a fuoco, vediamo quella frontale. Funziona, non so se riuscite a vedere, funziona tutto. Tuttavia, ho dovuto aprire e chiudere il mio iPhone 350 volte, perché mi sono accorto che non funzionava più. No, non funziona il touchscreen, lo devo riaprire. Non funziona più il tasto home. L'home button non funziona più, però posso attivare questa assistive technology, utilizzare questo come home button. Sti cazzi. Perfetto, questo l'ho richiuso. Un po' a casa, cazzo di cane, me ne sta fottendo. Prima di lasciarvi al video montato delle mie peripezie, in cui vi faccio, tra virgolette, vedere la mia maestranza nel smontare un iPhone, ste viti bastarde, vi consiglio di non chiedere mai a me di smontare il vostro iPhone. Vi ricordo, come al solito, di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, così che quando pubblicherò altri video disastrosi voi riuscirete a ricevere una notifica sul vostro cellulare, che sono sicuro che funzioni. Soprattutto che se avete un iPhone, sono sicuro che il vostro home button funziona. Sicuramente di questo video ci sarà un seguito, perché dovrò cambiare lo home button. Io domani dovrò partire, di cui farò anche un altro vlog su quello. Non so quando uscirà questo video, sicuramente uscirà quando già sarò tornato. Cambierò successivamente, quindi per adesso sto cellulare rimarrà chiuso. E adesso guardate il mio disastroso cambio di telecamera. Non so fino a dove arriva. Mi sono accorto che non avevo messo il microfono. E quindi vi lascio col mio disastroso cambio di telecamera. Adesso vado a ripulire tutto e mi preparo, che domani devo partire. Oggi aprirò il mio iPhone come una cozza. Ti apro in due cose. Dunque, cosa è successo? Settimana scorsa ho cambiato la batteria, di cui ho fatto anche un video per il canale, ma ho avuto dei problemi tecnici e il video è andato oramai perso nell'oblio digitale. La batteria è stata cambiata con successo e infatti adesso il mio cellulare dura molto di più. Non ne potevo più, dovevo ricaricarlo fino a due volte al giorno, era una cosa insostenibile. Cosa è successo? È successo che questa è la batteria originale, non è storta perché se l'ha guastata, stava scoppiando, nulla di tutto ciò. È perché la batteria è incollata e ho avuto delle difficoltà a scollarla e quindi l'ho disintegrata. Però diciamo, come dicevo poco fa, la batteria nuova è stata installata con successo. Però è successo anche un'altra cosa, alquanto incresciosa. Nel disassemblare alcuni cavi ho danneggiato il cavo che connette la telecamera frontale. Non solo connette la telecamera frontale, ma connette anche i sensori di movimento e anche l'altopallante. Quindi io adesso, per parlare al telefono, devo mettere tutto in viva voce, che va bene. Però non funziona più la telecamera frontale, quindi non posso più fare selfie col mio cane come questo qua. E nel frattempo che lo apro, cambio anche la telecamera, quella normale, quella sul retro, perché ormai non funziona più. Non funziona più perché non riesce più a mettere a fuoco, semplicemente. E vediamo se riesco a farvi sentire i rumori strani che fa. La telecamera frontale non si vede, tutto nero. Quindi, adesso, non perdiamoci in chiacchiere e apriamo questo iPhone. Prima di iniziare, vediamo cosa ci serve. Cosa ci serve per fare questo lavoro? Beh, sicuramente un iPhone c'è. Le due nuove fotocamere, che spero che funzionino. Le ho ordinate su Amazon, spero che funzionino. Una serie di giraviti, cacciaviti,
perché ogni volta che compro qualcosa per sostituire il mio iPhone me ne danno sempre di nuovi. Però diciamo, a parte i cacciaviti che servono, vi faccio vedere alcuni degli strumenti che magari voi non vi aspettate di dover utilizzare. Il primo di tutto è una ventosa, che serve per aprire l'iPhone. Questi cosetti di plastica che servono per togliere i connettori. Questo triangolino di plastica che serve anch'esso per far leva e aprire l'iPhone. Spero di non far danni, spero di non danneggiare di più il mio iPhone già di quando non sia danneggiato. Benissimo, da quello che ho capito la telecamera sul retro dovrebbe essere molto più semplice da sostituire. Intanto prendiamo il componente che dobbiamo sostituire. La telecamera frontale è qua. Qui ci manca già una vite perché mi ricordo l'altra volta l'avevo persa perché avevo smontato il componente sbagliato. Facciamo le cose alla cazzo di... Ah no, aspetta, qua c'è qualcosa. Devo guardare le istruzioni? Devo togliere questo. Questo è una vite di una vite. Proprio un cacciavite che è sempre a stella. Però se faccio pressione sembra che lo riesce a svitarlo. Cioè, sicuramente ce la ricordiamo dove va. Tolgo la placca. Togliamo il connettore che connette la telecamera frontale. La telecamera non viene fuori, ci sarà qualche altro trucchetto, no? Continuiamo a guardare il video. Eccolo. Quella camera originale Apple, che non funziona. Prendiamo l'altra telecamera che ho comprato, che non è originalissima. A me sembrano uguali. L'unica differenza è che non c'è un logo Apple qua. Però a me sembrano uguali anche. Speriamo che sia uguale. E la rimettiamo a posto. Ecco, questa snappa di brutto. Questo lo chiudiamo. Cazzo, è inventato sti minchia di connettori, Cristo! Ecco, ci sono riuscito in qualche modo, non so come, ma ci sono riuscito. Adesso abbiamo terminato, dobbiamo semplicemente riattaccare tutti i connettori. E mi sa che il primo che devo attaccare, mi sa che forse è meglio attaccare questo prima. Questo va fatto questa sorta di loop in questa maniera. Vedo lui come fa ad attaccarlo. Allora, no, prima di fare questo rimettiamoci la vite del cazzo che ho tolto poco fa. Come faccio a toglierla? Mannaggia Marosca. Mannaggia al clero. One eternity later. Allora, non so cosa avete visto finora, non so quanto sia stato registrato il fatto che no, inizialmente non funzionava lo schermo. E l'altra cosa brutta è che ho perso uno scatafascio di viti. Intanto metto quello che ho. L'unico per cui non si accendeva lo schermo è che avevo attaccato male il connettore. Come faceva a sapere che era lo schermo che non si vedeva? Perché poteva essere che non si accendeva il cellulare direttamente. Il cellulare si accendeva perché sentivo che vibrava. Quindi il cellulare si accendeva regolarmente. Facciamo la prova del 9 a vedere se si accende. Funziona. Mentre che è aperto facciamo la prova delle fotocamere per vedere se funzionano. La camera frontale, diciamo, sul retro funziona e mette a fuoco. Vediamo quella frontale. Funziona, non so se riuscite a vedere, funziona tutto. Funziona tutto. Un'altra cosa che non funzionava è che quando c'era delle telefonate non si sentiva qua. Abbiamo il cellulare. Perfetto. Dove prendo queste viti che mi mancano? Ovviamente le prendo da un altro iPhone.
La storia di questo altro iPhone, lasciamola perdere. Non si vuole aprire? Mi serve una vite corta. Sta vite non ci sta. Cazzo di vite di merda. Porca madosca. Dove l'ho tolta questa vite? Boh, la rimetto qua. Oh, l'ho trovata una giusta. Chiudiamolo. Prendiamo le viti per questa parte qua. Vediamo. Abbiamo finito. Riaccendiamo. Chiudiamo l'altro iPhone, così alla cazzo di cane. Ma sì, che cazzo è forte. Metto la password. No, non funziona il touchscreen, lo devo riaprire. Tutte sventure, ragazzi, tutte. Pinguini, tutte sventure. Ma funziona il touchscreen, non riesco a spegnerlo, quindi lo devo aprire. Acceso. Che iPhone fa ste cagate che non le puoi spegnere. Sa, nel chiuderlo si sarà staccata l'altro connettore e mi sta rompendo i coglioni. E quindi adesso devo riaprirlo, tra l'altro acceso. Guardate con quanta maestria io apro il mio iPhone ormai. Da quante volte l'ho aperto. Ma vaffanculo. Chiamo il display e ricolleghiamo i connettori. Stacco tutto, porco di... Oh! Di essere si accende. Vediamo se funziona il touchscreen. Funziona, lo state vedendo, pinguini? Però non devo fare altro che in maniera molto delicata. In maniera delicata? Mi scivola. Oddio. Diciamo che ho tolto 15 anni di salute a questo iPhone. Non è che gli rimanevano abbastanza. Tuttavia, però, sapete com'è. Non sono una persona che cambia cellulare a meno che non si siano proprio rotti, non funzionano più assolutamente. No, non mi dite che c'è un altro problema. Non funziona il tasto home. Posso attivare questa assistive technology, utilizzare questo come home button. Spero che questo video vi sia tra virgolette piaciuto, spero che non mi giudicherete male, anche se avete tutto il diritto. Ah, io stesso mi giudico male. E prima di concludere, non ricordo come al solito di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina, seguitemi su Instagram e ci vediamo col prossimo video. Ciao! Questo esperimento con l'iPhone, anzi questa operazione di aggiustarlo, è stata fatta la sera prima che io partissi per la Francia, che vi consiglio di guardare il vlog inerente a questo viaggio, che ve lo metto proprio qui sopra nelle end cards. Ve lo consiglio fortemente perché è pazzesco. Io vi ringrazio per aver guardato questo video ancora una volta e preghiamo per il mio cellulare.